Buongiorno a tutti, siamo ormai nei pressi di Natale, 23 esatto, 23. Quindi auguri di buon Natale, buon Natale anche da parte mia. Siamo con Luciano Mila, giusto? Buongiorno a tutti. Perché ti abbiamo invitato in presentazione? Penso di sapere perché. Perché Luciano Mila, come vedete, ha realizzato un calendario su Magenta assieme a amico Giorgio Geroldi, che è scritto qua dietro, Giorgio Geroldi, che non esatto. Ha potuto venire per problemi. No, per lavoro di lavoro, esatto. Niente, calendario di Magenta 2018, prima edizione, quindi ce ne sarà un'altra. Sì, speriamo di sì, visto la fortuna che ha avuto la prima edizione, speriamo che ce ne siano altre, anche loro fortunate come questa. Noi siamo fortunati, sì, perché ci ha regalato un calendario. Sì, è un dovere che ha dovuto fare a Francesco per la sua gentilezza. Quindi nei nostri noi confronti. Abbiamo una delle copie stampate, sì, in primis. Esatto, in primis, e questa qui potrebbe essere veramente un domani, un ricordo per Magenta che attualmente, secondo noi, non esiste ancora. Noi siamo attenti, sappiamo, conosciamo Luciano in qualità di fotografo, si vede, sono tutte bellissime foto. Questa era di Geroldi. Esatto. Vabbè. Sì, sono però, un po' mie, un po' sue. Però sono tutte bellissime foto che vi consiglio in qualche modo di contattare Luciano per chi ama Magenta e farsi procurare una copia del calendario. Sì. Diciamo okay. Che la prima stampa è andata esaurita, adesso dovremmo ristamparne ancora, ma purtroppo con le feste dovremmo andare alla prima settimana di gennaio, poiché logicamente tutti i laboratori che stampano sono chiusi per le vacanze natalizie. Ragazzi, sono un fotografo, ho invitato un fotografo di orientazione, quindi vuol dire che le bravo da molto. Le foto sono belle veramente. Troppo ed è un bel ricordo da tenere anche, perché effettivamente oggi noi fotografi di una volta siamo un po' arrabbiati con tutti questi cavoli di telefonini. Con i telefonini non sono foto. Se fate una foto col telefonino e poi andate a stamparla, non avrà mai la qualità che ha la foto fatta con una vera macchina fotografica. Diciamo che il cellulare è comodo perché l'hai sempre a portata di mano e di conseguenza puoi cogliere l'attimo in qualsiasi momento, mentre con la macchina fotografica è un po' ingombrante e si può fare più fatica nell'inquadrare l'attimo. Guardate che bella foto di casa Giacobbe, se riuscite a vederla. Bellissima, sono immagini veramente uniche, perché poi la passione di Luciano è tanta, presumo anche quella di Giorgio, sì. Lui è un fotografo professionista il quale attualmente lavora in un altro ambito e ha tralasciato per il momento il campo della fotografia, però la passione c'è sempre. Luciano dedica anche una foto a Santa Germana della Camorra. Sì, perché abbiamo considerato che Magenta deve essere il simbolo di noi tutti e quindi le immagini principali che rappresenta Magenta possono essere la Basilica, la nostra Santa, la nostra piazza e eventualmente altri terreni, insomma, da un notturno natalizio di Luciano, sì. Se mi gira che non ci avrei foto. Sì, sì, è proprio vero, perché le prime foto che le ho fatte alle 5 del mattino e i carabinieri mi hanno fermato, ero davanti alla basilica con il cavalletto sulla macchina impostata, i carabinieri mi hanno fermato e mi hanno chiesto cosa stessi facendo. È scambiato per un delisis. No, per l'amor di Dio. Mi hanno detto, logicamente è inusuale vedere una persona che fa le fotografie di notte in una città come la nostra. Però e da allora lo scatto è questo, va bene. Sì, si può alzare presto al mattino. Sì, al mattino veramente, come si suol dire, all'oro in bocca, è vero. Un po' ti invidio perché ho perso questa passione. La passione c'è, ma poi essendo pensionato più tempo di te, Francesco. E qui abbiamo anche questa, la bellissima. Questa è l'immagine natalizia, logicamente. Merito di... È tuo o di Gerardo? No, mia. Tua. Merito di Jessica Oldani questo lavoro. Bellissimo, veramente. Emozionante vederlo creare da un tronco grezzo. E quindi lo fai ricordare
il prossimo sì, dicembre, perché noi ritorna il dicembre. Noi abbiamo cercato di allegare ogni foto al mese, se tu vai a vedere, ogni mese ecco, c'è la foto, esatto, sì, ecco. E di conseguenza pensiamo di aver fatto un buon lavoro, logicamente, per chi lo fa è sempre bello. Però la scelta è stata difficile perché ci sono centinaia di foto, come ben saprai col digitale si scatta tantissimo, di conseguenza scegliere, e scegliere 12 foto da mettere non è certo semplicissimo. Una volta dicevano, i fotografi, quelli più bravi di me, dicevano che un buon fotografo fa 3 scatti buoni su 36 foto che erano lì, no? Vero? Allora, diceva, per essere un buon fotografo devi avere 3 scatti buoni su 36. Oggi la regola è io però, se devo essere sincero, anche col digitale tu scatti, ma di foto che ti appagano l'occhio e dici sì, questo è quello che ho visto, ne trovi veramente poche. Le altre sono tutte da scattare, perché scatti, provi, fai le varie misurazioni della luce, eccetera, però effettivamente belle, io le ho tutte quelle che ho scattato, però se vado a vedere quelle che effettivamente ho messo, perché tutto è nato, essendo iscritto al gruppo 6 di Magenta 6 di Camilla Giocondi e Lele Cavallotti, ho iniziato. Ha fatto pubblicità, sì, mia concorrenza, Guardate come siamo liberali all'interno di Corriere Alto Sì, Milano. Perché devo dire grazie a loro, perché logicamente, essendo il gruppo che parla solo di Magenta, non c'erano foto di Magenta. E mettendo alcune foto, ecco, quello che ho già detto mi inorgoglisce molto, è che tanti cominciano a fotografare Magenta, con occhi da turista, non da cittadino che la vede tutti i giorni. E di conseguenza tu noti delle sfumature, delle architetture totalmente diverse da uno che passa tutti i giorni e non la vede mai, come il campanile della Chiesa Assunta, o la Vittoria Alata, o il nostro Cavallone, ho detto Vittoria Alata, Cavallone, o Alga, la famosa Tripù, come il Magentino. Torniamo anche, siamo il Magentino, no, lui è Magentino, io no, però torniamo anche. Esatto, cioè, è bello, e tutto questo l'ho scoperto anche grazie ai libri della Proloquo che ha pubblicato, leggendo, inserendo anche delle foto ricercate con la loro descrizione, che mi ha fatto conoscere Magenta dopo 40 anni che ci abito, che non avevo mai conosciuto. E questo perché mi ha portato un po' troppo di fretta. Quindi, chi vuole il calendario, contatti Luciano Mina, quindi sulla tua pagina. Sul gruppo di... Luciano Mina, Luciano, ma piazza calendari, anche perché contiene immagini che chi conoscerà questo calendario avrà immagini storiche. Sì, per noi fotografi la cosa importante è che le nostre immagini diventino storia, perché è quello poi quando uno vuole ricordare com'era una cosa. Esatto, ai tempi in cui l'abbiamo vissuta. Persone, cose, parti, esatto. In tutti i campi. Le foto sono bellissime, l'idea è bellissima, il calendario costa poco, giusto? Sì, costa pochissimo. Cioè, costa 7 euro, lo diciamo? Diciamo 12. 12 euro? No? Perché i costi... No, non lo sapevo, quindi ho tirato a indovinare. Con 12 euro potete avere una copia di un calendario. Che fare? Contattare Luciano? E fare un saluto a Giorgio. Sì, a Giorgio, voglio ringraziare Giorgio Geroldi perché l'ideatore di tutto è stato lui, perché lui, essendo appunto un fotografo professionista, ha tantissime idee brillanti e mi ha contattato, essendo tutti e due dello stesso gruppo, avendo visto le mie fotografie, dicendo se era un'idea valida portarla avanti. E io ho aderito immediatamente proprio per il discorso che dice di Francesco, del discorso della memoria storica, delle foto eventualmente, perché è un calendario, ma alla fine sono fotografie, capisci? Sì, no, più che esposto, che è meglio da esporre, ma anche conservato, perché diventerà memoria. Esatto. E perché poi c'è anche una data, 2018,
prima edizione, sì. Facciamo un... posso fare un portiere a sindaco, bisogna curare un po' anche queste cose di Magenta, bisogna prestare attenzione, giusto, grazie Francesco. Ok, vi salutiamo, grazie. Buon Natale a tutti. Grazie Francesco, buon Natale a te. Bocca al lupo per il tuo lavoro fotografico, grazie. Continui a farlo perché sei presente. Sì, 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 io lo faccio proprio per la mia passione, basta, poi per il resto vada come vada. Per me sarà sempre un successo. E continuo con la passione. Ma senz'altro, sì. Domani faremo... domani che vi partiremo molto. Volete le nostre foto, prendete, esponetele, sì, sì. sono a disposizione chi le vuole, sì. Per noi hanno tutte, per lui, per me, una foto è un momento che è stato risolto. Esatto, perfetto, perché io quando guardo una foto sono esattamente quando esatto la foto ti dà, però è il pensiero senza parole. Veramente, ti dice l'attimo, l'ora e il giorno in cui tu hai fatto quello scatto. Qui c'è il campanile, sono le 4, però non diciamo. Sì. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci, ciao a tutti.